giustizia, verità, bellezza, tutto il campo semantico animico, una delle cose più importanti. Per esempio, quando abbiamo finito, mi sono avvicinate alcune persone, uno in particolare che mi ha detto: ma secondo me il problema è sempre e solo di ascolto, cioè che noi non ascoltiamo. Quindi questo qui ascolto, cioè, ma l'ascolto presuppone si tengono tutti insieme, presuppone questo laser, perché se un po' ascolto me, un po' ascolto a voci interne, poi vado fuori. E d'altra parte faccio così se non posso ascoltare, perché ho certamente delle problematiche emotive, le quali interferiscono. Quindi, anziché essere guidato dal mio pensiero, sono guidato dalle mie emozioni. Emozioni non quelle autentiche, ma quelle parassite. Rabbia, tristezza, paura, quando durano più di ciò che è fisiologico, cioè molto poco. Quindi noi siamo regolarmente preda di sequestri emozionali. E i sequestri emozionali impediscono un vero ascolto. Quindi tutto si tiene. Quindi quando vi accorgete che non capite un'altra persona, può darsi che si esprima in modo molto scuro, esistono anche persone così, ma in linea di massima dobbiamo chiederci: ma io sto ascoltando davvero? E facilmente la risposta è no. E in questo momento io cosa provo? La domanda critica, chiave è: ma io a questa persona gli voglio davvero bene? E uno dice: sì, gli voglio bene, ma questo fin qui. Ma la tratto bene? Cioè, veramente faccio quello che la fa faticare di meno? No. E quindi ce la dobbiamo scoprire, che il mondo è fatto: o siamo nell'anima o siamo nell'ego. L'anima fa così e l'ego fa così. Certo, non lo dico io. Io non, proprio non. Io tra l'altro posso dirvi che non ho opinioni, perché prendo tutto a prestito, tutto. Quindi chi vuole contraddirmi lo può fare, ma contraddice gli insegnamenti a cui mi riferisco, per me fa quel che vuole. Ecco, ve lo ripeto, sono cose ridette, ma la ripetita iuvant, proprio perché ogni volta, no, la nostra attenzione è sempre limitata. Bene. Posso dire che la prima PNL, l'ho già detto, i primi PNListi erano persone come Bandler e Grinder, i quali stavano accanto a Erickson fino a riuscire a fare le stesse identiche cose, e le facevano perché entravano in risonanza. E quindi dopo un po', e chi ha fatto questo lavoro con Erickson si è accorto anche che poteva, rischiava anche di risonare con la sua malattia, poteva acchiappare anche pezzi di quella. Personalmente, per esempio, con 3 anni di risonanza molto con un trainer di core energetica, per un periodo ho preso anche la sua balbuzia e parlava così, perché questa persona, questo è entrato dentro di me, e quando prima di parlare mi arrivava questo suo tentennamento, che non è una cosa buona, però per un po' è andata così. Quindi stiamo toccando, no, tra le cose più importanti che esistano nella vita, cioè come andare verso qui, e cioè diventare felici, perché si ha nella fisiologia, e la vita premia con la felicità chi rispetta i principi della vita e fa il contrario con chi non li rispetta. È una pedagogia semplicissima, quella della vita, molto facile. Ecco,
Vi avevo detto che vi avrei chiesto, prima dell'intervallo, interrogatevi, ma cos'è che fa sì che di fronte al fatto che c'è da attraversare questo piccolo fiumiciatolo, eh sì, ci sono dei coccodrilli, ma non mi possono far niente, perché sono divino, io posso camminare in mezzo a questi. Certo, se ci credo, mi mangiano. Ma se io sono veramente divino, è chiaro che questo ragionamento non funziona dentro di noi. Noi abbiamo paura dei coccodrilli. E cosa sono i coccodrilli? Quello lì, ognuno, sono dei demoni. Che quando proprio stiamo facendo il passaggio ce la mettono tutta. Come si fa? Ce l'ha spiegato quel signore vissuto in Palestina un po' di anni fa, che diceva, vade retro Satana. Non si metteva a dire, caro demone, vieni qua, insegnami un po' come si vive, capito, bisogna fare questo, si bisogna dare dei cazzotti. No, vade retro Satana, lui c'era di dichiare. Perché non puoi vivere, non puoi contattare il tuo divino interno, se vuoi anche tenere abbracciato Satana, è impossibile. Dio e Mammona, due cose diverse. Mammona sono l'oro nel mondo. Le metafore religiose sono semplicissime. Però, ecco, questi sono. Ecco, dal punto di vista psicologico, oggi siamo andati un po' avanti, nel senso del Novecento, con Freud, ma soprattutto negli ultimi tempi, la psicanalisi è arrivata a capire, a svelare l'enigma degli enigmi. Come mai siamo così impauriti della felicità? Ne abbiamo dette tante, ne avete dette tantissime, sono tutte vere. Ma ce n'è una che ci accomuna tutti e che sulla quale vi avevo chiesto di fare una riflessione. Siccome sono cose che non ci si riflette in 5 minuti, le riprendiamo domani o dopodomani. E quindi lasciamo questa domanda, se ci rimane. Cos'è che impedisce veramente a me di prendere tutta questa paccottaglia dell'ego, fare così? Basta. Finalmente vivo nell'anima. Cos'è che mi impedisce? Cos'è la vera cosa? Cos'è? Il gelato alla frutta? No, la pizza con le vongole? La cena con gli amici? Non possono essere queste cose, no? Da una parte c'è la felicità e poi il Cristo non era proprio famoso per le sue menzogne, E diceva chiaro, prometteva una cosa da niente, una felicità indistruttibile. Indistruttibile, sì. Leggetevi l'ultimo libro di Roberto Mancini e ve lo spiega. Roberto, forse viene a trovarci, Roberto Mancini. Forse viene, se riesce a trovare un buco, viene. Quindi può essere che ci sia uno di questi giorni. Ci chiama, viene. E lui lo spiega bene. Non è l'allenatore della nazionale italiana. Non ho precisato. Essendo voi tutti fanatici di calcio, mi ero dimenticato di questa cosa qua. Allora, adesso farei un salto proprio netto e andrei a parlare un po' del mondo esterno e parlerei della fisiologia della moneta. Cos'è la moneta fisiologica? Cioè la moneta che se ci fosse non saremmo in questa stanza, soprattutto non saremmo qui con la fretta. Potremmo dire, abbiamo bisogno di 6 mesi, ce li abbiamo 6 mesi, perché per la nostra Costituzione l'investimento maggiore che il Paese deve fare è su di noi. Su di noi come cittadini, cioè ci deve far evolvere, perché se non evolviamo noi, il resto, ciao. Quindi, siccome oggi il problema della formazione è che ci sono sempre meno soldi, meno tempo, è quello che prima potevamo fare un corso di una settimana, adesso bisogna fare le stesse cose 7 ore, ma non è possibile. Un domani ci sarà un ministero della formazione e un ministero della pace che si tengono insieme. Senza formazione interiore, senza pacificazione interna, la pace è una chimera.
Questo è quello che ci unisce a fondo proprio, no? Col movimento Darsi Pace. Guzzi sarà qui mercoledì e giovedì, ecco, quindi riprenderemo i temi suoi tipici. Ecco. Adesso però farei qualcosina di base, l'ABC, quello che quando finalmente i governi italiani si prenderanno la briga di studiare la Costituzione a fondo e non presentarsi come candidati senza conoscere a fondo questo testo, il che vuol dire amarlo, il che vuol dire averlo interiorizzato nella propria vita, il che vuol dire che io possa andare nella famiglia di un candidato e vedere come vive. È carino con i suoi figli, con sua moglie, col cane, con i vicini di casa? No, è uno stronzo. Beh, per me non è un candidato. Fine. Fine. Perché? Perché uno non può essere in un certo modo in casa e in un altro in pubblico. Dottor Jekyll, Mr. Hyde, non è così. Se sei scisso, sei scisso. Per fare il counseling veri oggi bisogna integrare le qualità, perché se un po' sono aggressivo, violento e un pochino sono carino durante le sedute, mi pagano e sono carino. Appena non mi pagano più, sono quello di prima. Ma se non discorsi mai da fare, ecco. Va bene. Allora ci vediamo un filmato sulla fisiologia della moneta. Questo filmato vedrete che è piuttosto facile da seguire. Ecco, ci proviamo, se abbiamo fortuna, ci vuole sempre fortuna, però se ce l'avessimo, ecco. Ecco. Ah, conviene poi chiudere un po' di luci, un po' di tende. Sì, la trovi. Manca ancora un indice dentro Radio Aleph, ci perdiamo tutti, ma insomma è questione di poco. Fai una cosa, allargalo un po' in modo che vediamo l'intero titolo, vedrai che lo troviamo a questi punti. L'hai trovata? È di un mese e mezzo fa, non è di... Anche loro che hanno una memoria incredibile, non ci si dimenticano anche loro. Figurati io rischio di rifare le stesse cose perché non mi ricordo, vado a cercare, non le trovo, le rifaccio. Ma è questione di pochi giorni. Ma vuol dire che va bene rifarle allora? Come? Eh sì, per un po' ancora così, ma fra un po' basta. Ma guardate che... Walter, ma anche tu non te lo ricordi dov'era la moneta? Marta, ne vedo tutti, ma forse tu sì. Secondo me tu te lo ricordi, con la memoria che c'hai. Guardate perché. Ma non ci rimane che rivolgerci alla preghiera, non c'è altro. Siamo in tanti. Che devo fare? Che le vie del cielo influenzano anche il wifi. Come no? Le scie chimiche ci sono. Vabbè, ma. Ci sono tutti i titolini, ecco. Sì, dimmi. Sulla risonanza.
stessa età della malattia del genitore? Possibile che un figlio si ammali più o meno alla stessa età del genitore? È possibile? È successo? Sì, è possibile. Sì, è l'ABC delle costellazioni questo. Cioè noi tendiamo a ripetere esattamente il copione, quello che abbiamo ricevuto lo fotocopiamo e se non facciamo un lavoro di consapevolezza ripetiamo il karma della nostra famiglia, saltando spesso una generazione o due. Eccola, ce l'abbiamo fatta! E visto che la preghiera è servita. Ecco, guardate che materiali didattici costosi, vedete? Quella è una bottiglia che costerà 20 centesimi, li costa tutti. Quei foglietti hanno un costo anche loro, la penna, quella farina, tutto materiale costoso. Costerà sì. Ecco. Poi è fatta con una telecamera costosissima, è un telefonino. Ecco, vediamo un po' se parte anche il video. Hai visto che ce l'abbiamo fatta, unendo tutto. Allora, cari amici, molto semplicemente, fisiologia economica. Lo Stato democratico dispone della sua moneta. Non è come una famiglia o un'azienda, perché la può stampare lui, quanta ne vuole. Stop. Attraverso... Si sente, capisce niente? Si sente? Si sente male. Va bene, va rifatto, bisogna far rifare l'audio. Cambiamo l'equalizzazione. Allora, cari amici, molto semplicemente, fisiologia economica. Lo Stato democratico dispone della sua moneta. Dispone non è come di una famiglia o un'azienda, perché la può stampare lui, quanta ne vuole. Perché la può stampare quanta ne vuole. Attraverso la moneta che lo Stato stampa, può creare tutti i posti di lavoro che vuole. Naturalmente poi ci sono di mezzo il sistema bancario, le imprese, tutto quanto, ma questa è la fisiologia, punto. Stop. È difficile da capire questo che c'è scritto. Lo Stato può stampare tutta la moneta che vuole, punto. Parentesi. Se è uno Stato, chiuso. Se non lo è, se è uno Stato democratico. Non è così, la stampa la BCE, la moneta, mica lo Stato italiano. E lo Stato italiano c'è ancora? No. Quindi stiamo parlando dello Stato. Lo Stato purtroppo non c'è più. C'è stato un colpo di Stato, quindi, però le persone devono, ti gira, fai un po' così, in giro. Lo Stato non c'è tanto. Ma che ti ho detto adesso? Confermalo. Ecco. Allora, oggi lo Stato, come l'amore universale, non c'è, punto. Perché è diventata un'agenzia privata, governata dalla grande finanza. La grande finanza può stampare moneta quanta ne vuole. Se la stampa la finanza, che differenza c'è se la stampa la finanza, se la stampiamo noi come popolo italiano? Ci paghiamo, è questa piccola differenza, paghiamo gli interessi sul, che si chiama, debito. Come si traduce in tedesco debito? E che vuol dire? Colpa. Colpevoli. Vergogniamoci di aver accumulato tutto quel debito. Ok. Allora, fin qui è semplice, no? Allora, poi, ovviamente, nel video poi metterò le cose che servono a confermare. Tanti economisti che dicono proprio questo. Lo Stato, ecco. Lo Stato, stampando la moneta, eccola, può creare un fiume di moneta che arriva ai cittadini. I cittadini la prendono e la utilizzano per creare posti, per prendere lavoro, creare posti di lavoro, le imprese e così via. Stop, il credito. Lo Stato stampa la moneta, questa moneta è come se fosse un fiume, arriva nella città dove vivono i cittadini e i cittadini la prendono le fontane, fine, basta. Posti di lavoro si possono creare, quanti ne vuoi? Quindi, tu e mamma, sei preoccupata del futuro di suo figlio? Sì, hai ragione. Di tuo nipote? Sì. Perché sei preoccupata? Perché non ci avrà lavoro. Quello che si intende lavoro. Per lavoro, per la Costituzione, non si intende fargli schiavi. Si intende sviluppare la propria personalità e i propri talenti. Certo, in un call center a 100 euro
al mese ci puoi andare. Ecco, però quello non è lavoro, quello è dislavoro, quello è l'opposto, quella distruzione della personalità. È facile, no? Bene. Che non parla più. Se fine, lavoro, le imprese e così via. Il credito che lo Stato fa ai cittadini è necessario, ma è un credito senza interessi, le stampa, punto e basta. Fine. Cioè può stampare moneta e uno dice, ma così lo Stato si indebita. Ma con chi si indebita? È una partita interna. Infatti si dice che la ricchezza, che il debito dello Stato è la ricchezza dei cittadini. È molto semplice. Che cosa vuol dire? Che lo Stato non prende i soldi dai cittadini attraverso le tasse e poi finalmente li mette nel circuito. Col cavolo che è così. Lo Stato stampa moneta e poi, siccome la deve regolare, la moneta non troppo, non troppo poca, usa le tasse. Ma le tasse servono anche a un altro scopo importante. E qui c'è la Costituzione, ce lo dice qual è lo scopo. E bisogna andare all'articolo 53. Da qualche parte c'è l'articolo 53. Non essendo un computer, gli articoli lì rimangono al loro posto. E vedrai che l'articolo 53... Allora, guarda, dice, articoli 53, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Perché? Come mai? Progressività cosa vuol dire? Chi più ha paga di più, vero? Chi ha di meno paga di meno. Ok, bene. Oggi sapete benissimo che le multinazionali hanno sede alle Cayman o ai paradisi fiscali vari, non pagano tasse e sono ricchissime. Chi paga le tasse al loro posto? Noi. Quindi abbiamo un sistema esattamente l'opposto di quello costituzionale. Ancora una volta, la Costituzione, se capita, se compresa, ci fa dire, ma se noi applicassimo la Costituzione, perché come popolo la conosciamo e la interiorizziamo, ma che problemi ci abbiamo? Di lavoro? Sulla sanità, sulla scuola? Tutte cazzate, tutte stupidaggini. Si risolvono democraticamente tutte. Okay, andiamo avanti. Questo è possibile da quando la moneta si è sganciata dall'oro, da quando la moneta non ha più un sottostante. Quindi lo Stato può stampare moneta come stampa, come fosse una stampante. Ecco, il problema naturalmente è che non ne stampi né troppa né troppo poca, ma la giusta misura affinché ci sia appunto la possibilità che i cittadini ricevano con la moneta necessaria a far girare l'economia, le imprese, le famiglie e così via. Punto. Lì c'è il tema del sganciato dall'oro e così via. Non è necessario. Vediamo. Non è necessario, vi dico perché. Qui ci troviamo come di fronte a una giuria e molte volte, almeno in Aleph, ci poniamo come avvocati difensori per convincere una giuria che si considera colpevole. Cioè la giuria è il popolo italiano che si considera colpevole e quindi deve ricevere la giusta punizione, l'austerity. Allora, per riuscire a convincere una giuria, un avvocato sa che non può usare tutti gli argomenti che vuole. Ne deve usare il minimo indispensabile in fila, in modo che facciano breccia sull'attenzione, comunque limitata, di una giuria. Quindi, che sia collegata all'oro e non all'oro, non gli frega niente a nessuno, salvo le persone che sono già colte. Quindi si può tranquillamente dire che la moneta moderna è questa. E lì c'è la teoria moderna della moneta e così via. Va bene, proseguiamo. Vediamo dove ci troviamo oggi. Che posizione sono i cittadini? Beh, lo sanno tutti. C'è un debito pubblico e un debito privato che ci sta strangolando. Verso chi abbiamo questo debito? Stop. Verso chi abbiamo questo debito? Verso le banche, tra l'altro. E banche estere, molto spesso. Verso il sistema bancario. Okay. Allora, le banche oggi
tengono in pugno i cittadini attraverso il debito. Tengono in pugno i cittadini attraverso il debito. Cosa fanno veramente le banche? Guardiamo. Lo vedete che al posto di un fiume di denaro qui c'è un rigagnolo e al posto di fonti d'acqua in città ci sono delle fontanelle microscopiche in cui le monete arrivano in misura minima per la sopravvivenza dei cittadini. Stop. Allora, anziché un fiume normale d'acqua, le banche ci hanno messo sopra le loro costruzioni e hanno fatto una deriva. In città non arriva più il fiume, arriva un rigagnolo che viene dosato. Perché viene dosata la moneta? C'è sempre scarsità di moneta? Perché? Domanda. Abbiamo una scarsità monetaria oggi. Chi lo sa? Perché? Per tenere alti i prezzi. Che cosa succede se c'è scarsità di moneta? Non si può creare lavoro. Bene. Allora, i fanatici dell'Unione Europea, nostalgici della sinistra, falsa sinistra, che hanno deciso di stare dalla parte del capitale, dovrebbero sapere che entrando nell'Unione Europea così come è fatta oggi, non solo non possiamo stampare moneta, manca morì, ma addirittura dobbiamo fare in modo, e quindi avere l'occupazione piena, no, dobbiamo fare in modo che ci sia una quota minima di disoccupazione che viene decisa dalla BCE. Cioè, in altre parole, questa benedetta Unione Europea chiede al popolo italiano un sacrificio, di tenere una parte del popolo disoccupata. Bravo. E perché? Il 12% è quello poi che risulta, ma poi ci sono tutti quelli che non chiedono, cercano più lavoro, quindi siamo in disoccupazione che è molto alta, no? Perché hanno perché questo sistema ha bisogno della disoccupazione? Perché? E perché? Chi è che nel passato aveva le idee chiare su questo? È un signore che si chiamava Carlo Marx. Carlo Marx dice: i capitalisti hanno bisogno dell'esercito di disoccupati di riserva. Perché? Se io sono un lavoratore e tu sei il mio datore di lavoro e non mi piace quello come mi tratti, ma se c'è piena occupazione dico ciao, me ne vado a cercare un altro posto. Ma se invece tu mi tratti male e io dico ciao, esco qui e muoio di fame, devo tornare da te chiuso e le mie pretese ancora di più si riducono finché venga a lavorare per te per una cifra irrisoria. Faccio lo schiavo. In fondo, il grande desiderio dei capitalisti è avere degli schiavi salariati. È quello lì, appunto. È questo. Quindi la lotta di classe esiste e l'hanno vinta i ricchi. Noi viviamo in una rotta di classe, la distruzione, la classe, noi non siamo manco più una classe, siamo una sottoclasse, cioè siamo di sotto del minimo salariale, siamo sotto. Questo tutto perché ci siamo dimenticati che l'anima del popolo italiano è scritta su chiare lettere qua, ma non la conosciamo, non l'ascoltiamo. Potrei anche fermarmi qui e passare poi la palla, così giochiamo un po' insieme. La domanda è: ma al nostro interno facciamo diverso? Cioè al nostro interno noi ascoltiamo la nostra anima e invece fuori non ascoltiamo l'anima del popolo? Voi vi sembra davvero di avere un ascolto alle vostre parti tenere, deboli, fragili? No, non c'è. Quindi così dentro, così fuori. Questo tema è un tema che è trattato da Mancini in modo magistrale. Il mondo interno corrisponde al mondo esterno, il mondo esterno corrisponde al mondo interno. Quindi noi siamo i primi banchieri con noi stessi, capitalisti, sfruttatori, e quindi questa qualità vibratoria è la stessa che troviamo nel mondo esterno, e quindi questa qualità vibratoria è quella che oggi regge
l'intero pianeta. Ecco, questo è il punto. Ok? Va bene? Torna? Ok. Quindi... La vera insurrezione sarebbe pretendere che la Costituzione venga insegnata. Sì. Bisognerebbe che qualcuno di buona volontà, qualche intellettuale che la conosce, si mettesse al servizio del popolo e quindi non facesse altro che fare questo, diffondere la vera conoscenza d'anima del popolo italiano. Paolo Maddalena fa questo e lui lo dice chiaro in un video: io faccio questo perché è ciò che mi dico, come c'è scritto nell'articolo 52 della Costituzione, la difesa della patria è dovere del cittadino. Quindi, siccome vedo la mia patria non in pericolo, ma al di là del pericolo, io dedicherò ogni grammo della mia energia per poter fare questo lavoro di diffusione. Ed è per questa ragione che abbiamo trovato questa fortissima connessione con attuare la Costituzione, oltre che con darsi pace. Ecco. Per cui in questo Trevi noi avremo insieme, no? Marco Guzzi, darsi pace, e Paolo Maddalena, attuare la Costituzione. Messi insieme sono di una forza incredibile. E ognuno di loro è già il tutto quanto, perché Marco Guzzi è anche attuare la Costituzione, Paolo Maddalena è anche darsi pace. E anche io sì, certo, un pochino anch'io sì, certo, un pochino sì, ecco, certo, io ci metto tutto anch'io, sì.